Ragazze, allora, sono anni che io faccio questo detersivo per la lavatrice, però non l'ho mai insegnato a nessuno e oggi volevo insegnarvelo. Allora, prendete una saponetta di Marsiglia, io uso un Lanza, ma potete usare quella che vi pare. La triturate così con un coltellone, 4, anzi 3 cucchiai colmi di bicarbonato di sodio e mettete a bollire 2 litri e mezzo d'acqua. Ecco, vedete che sta per bollire, ok? A questo punto mettiamo il nostro sapone. Precedentemente, come vi ho detto, tritato. Perché, ecco, cerco di fare un qualcosa di fatto bene, ok? Senza. Ok. A questo punto lo lasciamo sciogliere. Usiamo un cucchiaio normale, tanto dopo lo andremo a lavare e lasciamo sciogliere il sapone così. Deve essere proprio sciolto, quindi tutte queste particelle non ci devono essere. Lasciamo bollire un po'. Nel frattempo lì si scioglie bene, ok? Una volta sciolto lo faremo bollire con un po' del bicarbonato. Intanto, guardate che ne viene tanto, 2 litri e mezzo già ne viene tantissimo, quindi potete benissimo farlo e tenerlo nei contenitori e poi usarlo pian piano. Si può anche lavare a mano, con questo detersivo e vengono le cose veramente bianche. Allora, intanto lo lasciamo bollire un attimo e ci rivediamo fra poco. Eccomi qua, allora ho fatto bollire l'acqua, vedete che qualche pezzettino c'è ancora, però visto che deve bollire anche un altro po' e si scioglierà completamente, io aggiungo nel frattempo il bicarbonato. Voglio salutare anche Letizia che è una mia nuova amica del mercatino. Soffiamo, 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 abbassiamo il fuoco, abbassiamo il fuoco, abbassiamo il fuoco. Ok, perché se no sale tutto. Che fa i saponi? Quindi non so se Letizia ha mai fatto questo sapone per il bucato, magari poi me lo dirà sabato prossimo, ok. Intanto io continuo a mescolare, attenzione perché salirà. E quindi eccoci qua. Allora, qui ho abbassato il fuoco perché sennò saliva tantissimo e lo lascio riposare fino a domani. Quindi lo copro magari con un coperchio fra un po' e si solidificherà e aspetterò che appunto si solidifichi per poi diluirlo e usarlo nella lavatrice. Vi farò vedere comunque domani come è diventato perché comunque adesso deve stare ancora lì e raffreddarsi e fare il suo percorso. Ci sono ancora dei pezzettini piccoli, ma va bene, di detersivo, di sapone, ma va benissimo così, deve rimanere così. Tanto comunque col calore si scioglierà. Quindi me lo dimentico fino a domani. Ciao. Eccomi qua. Allora, diciamo che l'ho fatto oggi all'una. Sono le 9 di sera e la consistenza è questa. Potrei aspettare ancora un po', però vedete com'è bello denso già. Allora adesso io lo metto. Eccolo qua che l'ho travasato in una mia bottiglia che avevo. Come vedete, si è solidificato molto e quindi dopo io lo muovo un po' così, si muove un po', si stempra un pochino, ok? Lo sbattiamo un po'. Ne prendiamo 2 cucchiai, li mettiamo un po' nell'acqua, li diluiamo nell'acqua e lo mettiamo nella lavatrice. Questo vedete com'è? Mi durerà per, non so, penso 30 lavaggi più o meno, 2 cucchiai, non è che ce ne va molto. Un cucchiaio è roba sporca giusta, 2 cucchiai molto sporca, però sì, di solito noi donne, dai, ci mettiamo un vestito 2 volte e già lo mettiamo da lavare, cioè. Difficile avere delle macchie persistenti, delle cose, a meno che non facciamo un lavoro che magari lo richiede più detersivo. Però tutto questo qua con 2 litri e mezzo, se ne facevo 5 litri arrivavo qui.
Ne faccio sempre poco, però prima poi nell'altro pezzo di video mi sono sbagliato, non sono anni che lo faccio, sono mesi che lo faccio, sarà circa 6 mesi da quando appunto sono rimasta da sola, mio figlio non c'è più, quindi devo far meno lavatrici e devo portarmi sulla spesa da sola, è tutto qua. Quindi questo qui era un barattolo che avevo, un bidone che avevo e ho usato questo. Spero che voi lo facciate, spero che mi diciate qua sotto se vi è piaciuta la cosa e siccome vi è venuto il bucato, provateci e poi mi saprete dire, vedete, era un ammorbidente di risparmio a casa. Bene. Ok, questo è quanto, io vi saluto e alle prossime, ciao!